Personalmente penso che l'open source sia un 90% community, 10% idea. È un qualcosa di completamente differente da quello che è normale pensare un prodotto, un'idea, un software. Nasce da un'idea di un gruppo o di un singolo e poi prende vita propria, quindi in realtà diventa di per sé una parte stessa della società, diventa un Internet of Things, di un qualcosa, di un'idea, di un prodotto, e cresce, vive, diventa autonomo. È completamente slegato dalla persona che lo ha pensato la prima volta e poi va per la sua strada. Sicuramente una parte del futuro, non tutto, perché ci sono certe cose che non sono ancora legate, non sono ancora state incluse in questo tipo di movimento, chiamiamolo socioculturale, anche se è molto sbagliato come definizione, però sicuramente sarà una parte importante. I tipi di licenze, i tipi di approccio che c'è alla condivisione dei contenuti e l'innovazione tipica delle comunità open source non si può e non si trova da nessun'altra parte, perché è un processo bottom up, perché è un processo talmente legato alla condivisione di idee, di contenuti, che difficilmente si trovano altri modi e con tali metodologie di condivisione e di crescita esponenziale. È tipico dell'open source, sì, sarà una parte fondamentale del futuro, ma non tutto. Molto sarà influenzato da lì, sicuramente. Una delle poche realtà italiane che preme e sponsorizza queste cose, dovrebbe essercene di più, non dovrebbe essere impostato sul taglio di startup e basta. Purtroppo si fa una grande confusione tra quello che è fare imprenditoria e le startup. Ci vuole una cultura per farlo, come ci vuole una cultura anche per pensare qualcosa in open, perché non è semplicemente prendere una cosa e metterla in un blog. Penso che sia importante che ci siano realtà provinciali o comunque sponsorizzate dagli enti come comuni o regioni, perché devono spingere sia le imprese che le realtà sociali a conoscere meglio che cos'è l'open source, che non è un mondo di fricchettoni con i capelli lunghi davanti a un computer, ma è tantissime cose che vanno dalla biologia, al design, a macchine per l'agricoltura. E dico grazie, perché davvero non ci sono luoghi che ci portano a volerci coinvolgere così tanto con qualcosa che è reale, che è il mondo dell'impresa. Come già detto, speriamo che ci sia questa definizione tra quello che è un concetto di startup molto diffuso, che è sbagliato secondo me, concetto, e quello che è invece l'impresa, che è un'altra cosa, che sarà il futuro dell'open source, perché l'open source è naturalmente volto a fare questo tipo di cose.